Siamo accorsi nel santuario denominato della Madonna Maria Santissima dell'Abbondanza. La vita del santuario prende forma su questa icona. Perché il santuario ha preso forma? Ha preso forma attorno a un miracolo della pioggia, invocata e desiderata e legata a Biagio Natali durante il periodo della grande siccità che prese la zona del Salento tra il 1639 e il 1641. Biagio Natale all'improvviso vede che non si trova più la piccola mandria di vacche che aveva e riceve un'ispirazione di andarla a cercare nella zona dell'Omilito, dove c'era una cappelletta che racchiudeva all'epoca appunto questo affresco. Arrivato nelle vicinanze, lui vede una luce che diventa sempre più evidente, sempre più forte, finché vede la Vergine Maria che gli dice che lei ha ascoltato l'implorazione del popolo di Corse e dei popoli vicini e che vuole intervenire per ricolmare della sua grazia e rispondere alle loro implorazioni, per cui desidera che lui vada ad avvertire il popolo e che il popolo venga in una processione penitenziale, perché poi in quel luogo desidera che ci sia una casa, un luogo dove lei vuole dimorare. La popolazione va alla cappelletta dell'Omilito e già quando ritorna a casa inizia a piovere per 3 giorni. Il secondo evento è del 1708, quando Angelo Macchia viene preso da un nubifragio e si trovava nelle vicinanze del santuario ed entrò dall'entrata principale per prendere il suo rifugio. Ma subito dopo si sentì preso per mano e tirato verso l'esterno e si rese conto però dopo qualche minuto del perché di questa mano provveda di salvezza. Dopo qualche minuto si avvertirono fulmini, lampi, tuoni, una pioggia di fulmini che fecero crollare il tetto ligneo del santuario. Quindi la ricostruzione fu presa a cura ancora del popolo di Corsi, perché aveva la Vergine Maria attirata sulla sua casa